Allora, siamo appena tornati dal Dorfeum Theater per la conferenza Ubisoft, una conferenza il cui, diciamo, piatto principale purtroppo ci è stato tolto come sorpresa, ovvero Watch Dogs Legion, che abbiamo visto con un gameplay, un alfa, però un gameplay molto esteso. Abbiamo capito come funziona questa cosa dei PNG, ovvero ci sono dei personaggi, delle persone di Londra che si possono fare entrare nella DedSec, che hanno delle classi, diciamo, delle cose che sanno fare meglio e peggio. Ci sono gli agenti, diciamo, che possono essere più esperti di armi o di combattimento e altro. Poi una conferenza che in realtà, anzi, ancora prima si è aperta con un annuncio interessante, ovvero il concerto Assassin's Creed Symphony, che toccherà anche il nostro paese a ottobre, se non ricordo male, appunto un concerto, come facile intuire, con le colonne sonore della saga degli assassini. Poi un sacco di aggiornamenti su tutti quelli che sono i game as a service del publisher, quindi la nuova season con il nuovo personaggio di Rainbow Six Siege, che è disponibile dal momento in cui andrà in onda questo video. Poi aggiornamenti per dunque For Honor, una nuova modalità di gioco, insomma, e tutta una serie di diciamo di supporti al gioco per i prossimi tempi. Tutto l'anno 1 di The Division 2, accennati anche proprio i contenuti dei tre pacchetti di aggiornamenti. Nel terzo pacchetto torneremo nella New York del primo capitolo, quindi molto interessante anche il fatto che appunto non venga scordato il vecchio gioco. Poi Rainbow Six Quarantine, che è questo esperimento spin-off, cioè la quarantena di qualche tempo fa su Rainbow Six Siege, presa come un gioco a sé stante. Poi sto andando a due nuove IP: Roller Champions, che è questa sorta di Rocket League Basket, la cui demo è disponibile da ora su PC. Poi Uplay Plus, che è il servizio in abbonamento, più di 100 giochi comprensivi di DLC per $14,99. Nel momento in cui faccio il video non sappiamo com'è la conversione, ma per ora €14,99. L'ultimo annuncio: Gods and Monsters, nuova IP dello studio che ha fatto Assassin's Creed Odyssey, in uscita nel 2020. Non si è visto niente, praticamente solo un piccolo filmato, però se non altro sembra ispirato dal punto di vista estetico. Fra gli annunci anche Ghost Recon Breakpoint, con tanto di John Bernthal sul palco, che appunto ci ha mostrato quello che è un po' il comparto della storia del gioco, e la beta in arrivo nei prossimi tempi. Quindi una conferenza buona, non sicuramente straordinaria. È mancata forse la bomba: uno, perché conoscevamo già Watch Dogs; due, perché è mancato l'annuncione finale. Ci aspettavamo ancora per un altro anno Splinter Cell, ma forse non è aria, forse se ne parlerà fra qualche altro anno. Insomma, per il momento è tutto. Continuate a seguirci per le tre su Twitch, insomma, e su tutti gli altri posti in cui siamo, con i nostri articoli, video e quant'altro.